Dal prossimo anno accademico le iscrizioni agli Atenei saranno esclusivamente online. Anche il libretto con gli esami sostenuti sarà virtuale. Vediamo cosa succede alla Sapienza, il più grande Ateneo d'Europa. Io sono Alessandra Oriolo. Volevo studiare farmacia e già seguivo online i corsi di preparazione ai test. Qui ero una studentessa iscritta all'Istituto Fermi di Siracusa. Eccomi nel giorno dei quadri a scuola. Che emozione! Esito positivo! Dopo aver letto i risultati, ho preso il mio tablet e mi sono immediatamente iscritta alla prova di accesso. Mi sembrava difficilissimo, ma con l'assistenza InfoStud attraverso Twitter sono riuscita a farlo senza problemi. Molto prezioso è stato anche l'aiuto del CIAO, il Centro Informazioni, Accoglienza e Orientamento. Dopo qualche giorno ho ricevuto via email una mappa contenente le indicazioni necessarie per trovare l'aula dove svolgere il test ammissione. Servizio che mi ha permesso di arrivare a destinazione senza difficoltà. Pochi giorni dopo il test, le graduatorie erano già online sul portale Sapienza. Che emozione! Sì, avevo superato la prova. Così, attraverso InfoStud, mi sono immatricolata al corso di studio di farmacia e senza fare file ho effettuato il pagamento online risparmiando tempo prezioso. Da lì è cominciata la mia vita universitaria. Ho utilizzato spesso le app di Google messe a disposizione dalla Sapienza per condividere gli appunti delle lezioni attraverso la posta istituzionale e sul canale Facebook. In compagnia della mia nuova amica Elisa, utilizzando la rete Wi-Fi della Sapienza, è stato sorprendentemente comodo prenotare l'esame dal giardino della città universitaria. Anche l'attesa dell'esame si è rivelata meno pesante del previsto, ripassando la lezione sul Prato Verde. Esame superato. Con la firma digitale, il professore ha potuto verbalizzare l'esame con il telefono cellulare. E il voto è stato registrato sul mio libretto virtuale. Ho trovato il certificato online in tempo reale e mi è bastato scaricarlo da InfoStud con tanto di timbro digitale per l'autenticità. Così è stato possibile inviarlo subito, via email, a mamma e papà a Siracusa.